Bentornati con Francesco Expresso Cerco Lavoro. Siamo passati per i test attitudinali, la seccatura del non ricevere risposte, poi il rischio dei cosiddetti colloqui truffa, un colloquio vero e proprio, e adesso cerchiamo di parlare di un contratto di lavoro. Triste ma vero, ma la realtà del lavoro in nero è ancora largamente diffusa. Andrebbe sconfitta una volta per tutte, perché accettare un lavoro in nero significa, ahimè, rinunciare alle garanzie e ai diritti che sono stati conquistati con anni di lotta, e in un qualche modo non si rinunciano anche ai doveri, nel senso che chi lavora in nero non paga le tasse su quello che guadagna, quindi è una situazione, diciamo, negativa in entrambi i casi. Che appunto il vostro obiettivo è quello di farvi dare un contratto di lavoro. Vista la vastità dei contratti di lavoro che esistono sul mercato del lavoro, cercate di capire che tipo di contratto vi viene dato, soprattutto se ad esempio parliamo di un contratto collettivo nazionale del lavoro. In questo caso significa che dovrete rifarvi al contratto collettivo nazionale del lavoro per tutto ciò che riguarda ad esempio ferie pagate, permessi di lavoro, licenziamento, dimissioni, tredicesima, quattordicesima, e chi più ne ha e più ne metta. Posso dire sin da subito che non è una cosa facile, perché ad esempio il contratto collettivo che avevo visto io erano la bellezza di 140 pagine, e un consiglio spassionato che vi do è quello di farvi dare un consiglio, cioè nel senso andare da una terza persona e cercare appunto di leggere il contratto insieme. Questa persona può essere un sindacato, un patronato, può essere un commercialista, cioè comunque qualcuno che magari ha già avuto a che fare con quel tipo di contratto. Questo perché le sorprese possono essere tante. Cioè, quello che io vi consiglio è soprattutto di soffermarvi su cavilli e sulle parole che non capite. Giusto per farvi un esempio, che cos'è un super minimo assorbibile? Io sinceramente non ne avevo mai sentito parlare, e sono andato da diversi sindacati, fino a che poi appunto non mi è stato spiegato che il super minimo è una situazione specifica contrattuale di quando viene applicato appunto un contratto collettivo nazionale del lavoro, perché appunto secondo questa normativa esiste un minimo sindacale, ad esempio 1800 euro lorde al mese. Le compagnie, le società o chiunque può decidere di darvi di più, quindi di darvi un super minimo ad esempio di 2000 euro lorde al mese, che se nel caso è assorbibile significa che se ad esempio in fase di rinnovo il contratto rimane lo stesso, vi vengono offerte ad esempio 200 euro in più, quell'aumento non sarà un aumento del vostro, diciamo, del reddito netto mensile, perché con i 1800 euro di minimo previsti più le 200 di aumento arrivate comunque a quello che era il super minimo che avevate concordato in fase di contratto, quindi in sostanza non vi stanno offrendo nulla. Tutto questo per dire che appunto la normativa del lavoro è molto complessa. Ad esempio, giusto per farvi un altro esempio, è cosa molto difficile stabilire qual è il vostro netto mensile, proprio perché la tassazione sui redditi è così complicata, soprattutto se ad esempio avete concordato una RAL, ovvero un reddito annuo lordo. Comunque, detto questo, io spero di avervi, insomma, fatto capire quanto è importante capire fino in fondo il contratto che vi è stato dato, quali sono i vostri diritti e quali sono i vostri doveri. Io ringrazio come sempre per aver guardato il canale, vi ricordo di iscrivervi se non l'avete ancora fatto, condividerlo sui social media come a mo' di sostegno e di supporto, e come sempre chiudo con ciò che sta accompagnando questo canale: self-expression is freedom, do not let anyone or anything stop you. Thank you.